Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Due ospiti, nella seconda parte parleremo della raccolta alimentare della Caritas diocesana. Poi ci sarà, ricordate, la penultima puntata di Tisane, Unguenti e Cachet a partire dalle 19. Nella prima parte siamo in compagnia del professor Renzo Crivelli, che è docente di letteratura inglese all'Università di Trieste. Grazie professore per essere tornato a trovarci. Noi ci siamo incontrati parecchio tempo fa. Io chiedo scusa, si dice, noi giornalisti dobbiamo, diciamo questo, utilizziamo questa frase fatta, mi corre l'obbligo di, però ieri sera e ieri pomeriggio insomma è venuto a mancare il professor Giorgio Negrelli, dell'università, anche lui docente dell'Università di Trieste. Era una persona che era nella commissione della mia tesi di laurea, abbiamo anche un po' battibeccato durante quella commissione, poi nel corso del tempo abbiamo sviluppato anche una buona amicizia e insomma lo dovevo più, non tanto a lui, perché forse era molto schivo, tra l'altro non veniva mai volentieri in televisione eccetera, ma forse in fin dei conti proprio per questo lo dovevo a lui, alle persone che gli sono care e anche, se vogliamo, a me stesso 25 anni fa, insomma, ma questo è un disco. Penso che poi anche lei, professore, lo abbia conosciuto. Sì, lo conoscevo molto bene, era un caro amico, sono stato ospite a casa sua tante volte, una persona di grandissima statura scientifica, questo va sottolineato, il suo settore, che è quello delle scienze politiche, dottrine politiche. Sono stato con lui in molte commissioni, ma non ho beccato quello di Cosazzi. Chissà cosa sarebbe successo, sì. Insomma. Forse sarebbe venuto. Vabbè. Sono molto addolorato. Vorrei ricordare la sua umanità, vorrei anche ricordare una cosa a cui lui teneva molto. Ci siamo parlati ancora alcuni mesi fa, quando era già molto malato, purtroppo. Era anche un poeta, era anche uno scrittore e ha anche pubblicato recentemente, sì, un annetto fa, esatto, circa un anno fa, i suoi testi, e direi con notevole pregio, per cui sono molto affranto. Trieste e l'Università di Trieste ha perso un grosso personaggio di grande statura scientifica e umana. E poi intervistò Gielgud, quindi questa è anche una cosa che me lo rende ancora, per certi aspetti, ancora più caro. Allora, professore, parliamo invece di quello che succederà domani intorno alle 11, che è una cosa molto, molto particolare, molto, molto divertente e, se vogliamo, anche tipica del personaggio, dai. Tipica del personaggio e, oserei dire, tipica dei tempi, perché io voglio raccontare quello che potrebbe essere un aneddoto, ma insomma in realtà è avvenuto così. Allora, nel 1995 l'Università di Trieste e il Comune di Trieste riempirono la città di targhe commemorative, ecco, dei luoghi di James Joyce, dei luoghi joyciani più rilevanti. Ne mettemmo addirittura 40. La città infatti è un grande museo letterario all'aperto. Ci sono 35 targhe di Svevo, 28 di Saba e 40 di Joyce. Tant'è vero che si presenta come un museo letterario all'aperto, cioè le scolaresche, i turisti, sì, eccetera, che vengono qui, possono andare in giro utilizzando alcuni testi che sono stati stampati. In proposito, possono utilizzare queste targhe per leggere la città attraverso gli occhi, nel caso specifico di Joyce. Ecco, questa era la premessa. Nel 95, quando si trattò di mettere una di queste targhe, questa targa io ho voluto dedicarla a uno dei bordelli triestini che erano tra i più noti all'epoca di Joyce, e che si trovava in via della Pescheria 7, quindi in zona, direi, di Cavana, insomma, ecco, centrale sicuramente. Zona, peraltro, sappiamo, grazie a un importante studio di Eric Schneider, che ha scritto un libro voluminosissimo su Trieste, i bordelli di Trieste all'epoca di Joyce, pubblicato a Londra, tra l'altro, in inglese, pensate, ecco. Quella strada si presentava molti bordelli, ma tra questi, al numero 7, c'era il Metro Cubo. Perché io decisi di mettere questa targa? Ma perché Joyce, che come si sa amava le gioie della vita, Joyce, questo gioco di parole, no? Lascia intendere molto, era frequentatore anche dei bordelli triestini, come lo fu dei bordelli dublinesi, tant'è vero che è possibile leggere
una importante e direi molto intensa descrizione del distretto a luce rosse di Dublino a Montgomery Street come Cavana, sì, il quartiere a luce rossa di allora, insomma, ecco. Joyce parla di questo metro cubo e ne parla in una sua lettera che scrive proprio a Svevo. Questa è una lettera molto importante, è datata 1921 e è importante per due ragioni. La prima perché ce l'abbiamo al Museo Svevo, quindi è un nostro documento preziosissimo. La seconda è scritta in parte in dialetto triestino. Io, benché vivo qui da 30 anni, non posso definirmi un cultore del dialetto triestino, ma mi hanno detto che è scritta in perfetto dialetto triestino. Quindi, insomma, del resto conosceva tante lingue, poteva ben conoscere anche quello. E in questa lettera Joyce, che non era più a Trieste, ma siamo nel 21, aveva lasciato Trieste e si era recato a Parigi, era andato a Parigi in realtà per fare una gita, cioè in realtà lui voleva andare a Londra, sarebbe poi tornato a Trieste, abitava in via della Sanità, che adesso è via Diaz, ecco, okay. In un bel palazzo dove è stata la sede, mi sembra, della Telecom, insomma, adesso non lo è più, vabbè, andiamo da parte questo. E lui va a Parigi con quest'idea, no, di fermarsi un po', poi proseguire per Londra, poi ritornare, ma in realtà poi, come sappiamo, scopre che Trieste non era più quella di una volta, perché non era più multiculturale e multilinguistica, ahimè. E, già allora. E purtroppo questo è un discorso storico, sono stato molto sviscerato negli ultimissimi tempi, insomma, quanto Trieste ci ha perso in realtà. Ma a parte questo, Parigi era Parigi negli anni 20. Sì. Io e Bosatti potremmo fare un elenco infinito, sì, di, certo, personalità eccezionali che vivevano. Io avrei voluto vivere lì, ecco, insomma. E c'è quel bellissimo film di Woody Allen, no? Midnight in Paris, dove effettivamente tutti quanti noi vorremmo, quantomeno per una notte. Perfetto. E decide di fermarsi e non tornerà a Trieste mai più. Ecco. Però restano le sue cose a Trieste perché era partito non con tutto il necessario. Scrive questa lettera a Svevo e gli chiede una cortesia di andare nell'appartamento dove si trovava, dove c'è, e questa è la parte in triestino, ma io purtroppo non lo so dire, insomma, dove c'è una borsa tenuta insieme da un elastico color panza de Moniga, pancia di Monaca. Quale sarà il color? Il color pancia di Monaca, possiamo discutere molto su questa cosa. C'è qualcuno che sostiene che il colore pancia di Monaca è roseo. C'è qualcuno, un pochettino detrattore di tutto ciò, che ritiene che sia bianco slavato e forse magari neanche molto lavato, slavato ma non molto lavato, perché come si sa le monache, specialmente in tempi passati, non potevano lavarsi in modo... Mia madre usa una strana allocuzione, diceva che sono come la panza delle moniche quando uno è una sorta di malato immaginario, non so perché. Ah, beh, si vede che le eccezioni sono tantissime. Sì, quindi... E purtroppo non sappiamo quale avrebbe dato Joyce. Vabbè, ma a parte questo, insomma, dentro questa borsa, dice Joyce, ci sono gli appunti, no? Gli appunti di Ulisse, perché sta scrivendolo, quindi... no? L'aveva cominciato nel 13 qui a Trieste e poi lo sta proseguendo e lo proseguirà poi a Parigi, insomma. Ecco. E la cosa interessante di questa lettera è che si lamenta, perché Joyce si lamentava sempre, si lamenta con Svevo dicendo che purtroppo era tornato da Zurigo, era andato a abitare in questa casa. Questa in realtà la casa di suo cognato, František Šaurek, che era un bancario di origine ceca, o cecoslovacco, ceca direi, in quanto bancario a quei tempi economicamente stava bene, un bel appartamento con un certo numero di stanze, solo che queste stanze ci stavano. František, sua moglie, le due figlie, Joyce, Nora, i due figli, una cuoca e una badante, una donna di servizio, eccetera. 11 persone, no? Ecco. E lui si lamenta e dice, io in questo posto qui non ho un luogo dove scrivere, perché c'è sempre qualcuno che si muove. E la sua camera, quella in cui andava a rifugiarsi, stava nella parte più lontana dalla strada principale di questo edificio, vale a dire la più lontana da via della Sanità, alias via Diaz, e questo edificio guardava nella parte interna su via della Pescheria, che è parallela di via Diaz. Ecco. Se noi andiamo lì e vediamo in alto l'edificio e vediamo la finestra da cui lui si affacciava e lui scrive, sto in questo posto,
Sto male, sono stufo, non ne posso più. Trieste non è più quella di una volta, non vado neanche più in giro perché non so più, non trovo più nessuno. Tu hai un sacco di cose che non sto a raccontare. E dice, in più, quando mi sporgo dalla finestra, me devo vedere il metro, cioè lui non dice metro cubo, devo vedere un luogo che definisce con uno dei suoi calambur, insomma, luogo di pubblica insicurezza. Ecco, e fa questo gioco di parole. Allora, è evidente che il luogo che guarda è quello che c'è sotto ed è il metro cubo. Allora io ho proprio pensato di mettere questa targa, ma torno all'aneddoto. Quando venne il momento di mettere questa targa su questa casa di via Pescheria, con il tecnico del comune, non so, arrivammo lì e lì c'erano tre case completamente fatiscenti, non so se vi ricordate, in una di queste abitavano povere persone. E scusate un po', io non sono un ragazzino, ho la mia età, un minimo pudore mi è rimasto, io ho pensato, questi qui che vivono in questo posto, che vivono in queste condizioni, gli metto anche una targa, questo è un bordello, io questo non ho voluto farlo. Bene. Ma il paradosso viene adesso. Sono passati dal 95, 21 anni, benissimo. Io ricevo una telefonata di un signore gentilissimo, anche molto colto su Joyce, devo dire, che mi dice, sono un condomino di via Pescheria 7. Io, condomino, si dice perché è stata comprata, è stata completamente ristrutturata, io è un po' che non passavo di lì, sì, non l'avevo notato, ce l'abbiamo trasformata in mini appartamenti, anche perché è tutta un po' piccola la casa. Del resto si chiama metro cubo perché si faceva l'amore in piedi, cioè era così piccolo che non si poteva, vabbè, mettiamola così, insomma. E questo signore molto gentile mi dice, senta, noi abbiamo fatto prima l'unione condominiale e abbiamo detto, vabbè, ma noi sappiamo dal libro itinerari triestini che io ho scritto, insomma, di cui farò reclamo, James Joyce itinerari triestini MGS Press, che qui c'era questa. Dice, no, scusa, la targa noi la vogliamo, perché non ce l'avete messa? E ho detto, ma volentieri, la paghiamo noi, facciamo tutto noi, però insomma. E io mi sono tanto divertito, no? Perché in realtà il mio pudore era stato superato dalla realtà dei fatti, insomma, i bordelli a Trieste sono un fatto storico, di cui insomma, non è proprio il caso. Cioè, insomma, sono esistiti e quindi... Sono cose da cui non possiamo prescindere, se storicizziamo naturalmente. Il collegamento con Joyce mi sembra evidente, l'ho già detto. E quindi così si farà. E qui domani disvelate, diciamo. La targa è già in situ, ma è coperta, quindi sarà già una piccola cerimonia, sarà, come si chiama, lo scoprimento della targa. Lo scoprimento della targa, sì, questa sì, è bellissima anche l'idea dei condomini che lo chiedono. Sì, i condomini all'unanimità, mi ha detto. All'unanimità, perché c'è sempre qualcuno che non è d'accordo. Beh, anche, è molto triestina anche questa cosa, secondo me. È proprio triestina. Io ho insegnato all'Università di Torino per 15 anni della mia vita. Non me la vedo a Torino. No, credo che per quanto io conosca poco. No, io con i torinesi li conosco bene perché io sono piemontese, per cui non me la vedo proprio. No, qua Trieste ha questo tipo di... Sì. Laddove, senta professore, io discutevo tempo fa con un mio amico, sa quelle discussioni che si fanno di sera, e tracciavamo un elemento comune, per esempio, fra alcune personalità del secolo scorso. Abbiamo detto, vabbè, Picasso è la pittura del secolo scorso, Chaplin è il cinema inteso anche come qualche cosa che va oltre il mezzo cinematografico, perché in quei casi si parla veramente quasi di filosofia per certi aspetti e non solo di cinema. E questo mio amico disse, beh, poi se dobbiamo mettere un elemento di letteratura, sicuramente Joyce. Sì, direi che questa cosa ormai è stata acclarata. Sì. Acclarata, diciamo, su due basi. La prima, di tipo scientifico, interpretativo, insomma, e qui parlo da studioso universitario, insomma, Joyce è un autore di grandissimo spessore, un grandissimo innovatore, un grandissimo sperimentatore. Praticamente è difficile ancora oggi scrivere non facendo i conti con lui, perché l'Ulisse è una... come dire, una rivoluzione totale della tradizione storica del romanzo ottocentesco, cioè un colpo di virata strepitoso. Ecco. L'altra ragione parallela, e mi faccio riferimento ad una raccolta che è stata pubblicata alcuni anni fa dall'università, mi ricordo, di Yale, credo, che si intitolava The Joyce Industry.
Ecco, è sorta una industria joyceana, è sorta un'industria joyceana che si è sviluppata in questo mondo ormai globalizzato, si è sviluppata in tutto il mondo, tant'è vero che a me è anche capitato di trovarmi dei colleghi giapponesi dell'Università di Tokyo che sono venuti qui, sono venuti per vedere, per capire, eccetera, la città dove Joyce ha trascorso 11 anni della sua vita, ma attenzione, gli 11 anni formativi, formativi, ecco, nel senso che qui lui si è formato come scultore. È curioso, no? Perché fino a 20 anni fa si riteneva che Trieste fosse abbastanza marginale, nel senso che Trieste è citata soltanto in Giacomo Joyce, no? C'è proprio un bellissimo brano in cui dice insegno Shakespeare, e c'è una visione del sole mattutino che si leva sui tetti testudiformi. Testudiforme, questa è la traduzione in italiano, ecco, di Trieste. No? Ecco. Quindi Trieste ha, ritenevano che avesse un'importanza relativa, parla sempre di Dublino, invece ormai la critica degli ultimi 20 anni, grazie anche a tutto quello che è stato fatto a Trieste, l'Università di Trieste ha fatto tantissimo per ristabilire il giusto equilibrio, no? Ecco, ormai è cresciuta, è stata una messe di cose, di lavori critici che sottolineano proprio come ci sia possibile una specularità tra quello che lui scrive di Dublino e quello che lui vede a Trieste. E questa è una cosa veramente bella e molto entusiasmante, insomma, nel senso che nell'Ulisse c'è il boom che va in una biblioteca, ma lui andava in una biblioteca di Piazza Ortis, quando c'era ancora la biblioteca Piazza Ortis. C'è sempre Bloom che va a trovare un'amica all'ospedale, ma lui sappiamo che ha avuto a che fare con l'ospedale civico. C'è un bellissimo capitolo dell'Ulisse in cui c'è un personaggio che assiste ai fuochi artificiali in riva al mare, e questi fuochi artificiali poi acquistano una valenza simbolica, eccetera, eccetera. Ma noi sappiamo che da Barcola si vedevano i fuochi artificiali il 15 o 16, non mi ricordo più, di agosto, quando c'era il genetriaco di Franz Josef. Ecco, è possibile andare avanti in questo modo con un gioco, direi anche abbastanza ristretto, di corrispondenze. Che insomma, ecco, questo ha ribaltato completamente la visione di Trieste, cioè il più grande autore del Novecento nell'area occidentale, la minoranza di là non va oltre, probabilmente ce ne sono anche moltissimi di là, ecco, l'autore più importante della cultura del XX secolo ha al centro della sua produzione Dublino e Trieste. Ecco, questa non è una cosa da poco. C'è tra l'altro una cosa che io volevo ricordare, mi è venuta in mente adesso perché me l'ero un po' scordata. Se volete, si parla molto in genere della difficoltà di tradurre in cinema i determinati racconti letterari, determinati libri, eccetera. C'è questa operazione, secondo me, meravigliosa e toccante, fatta da John Huston con il racconto The Dead, i morti, appunto, di Joyce, che sta in Gente di Dublino. E se oggettivamente leggendo il racconto non si immaginerebbe una trasposizione cinematografica, vedendo la trasposizione cinematografica di Huston si capisce che era possibile quando si ha coraggio, anche quando si sa che si sta per salutare il mondo, perché sappiamo benissimo che poi Huston lo diresse in condizioni anche molto, molto difficili, certo, eccetera. Ma è una, diciamo così, è un'avventura, diciamo così, che peraltro si può condividere, si può, come dire, intraprendere in una giornata, perché il racconto lo leggi in un'oretta, ce la fai, poi puoi vedere il film, è qualcosa di... Quella cena in cui si parla di... niente di interessante per il lettore, fondamentalmente, in realtà è uno dei pezzi di cinema più belli costume, che sono mai stati fatti. Certo. Ma per aumentare il ludibrio di Bosazzi, vorrei ricordare che si può parlare di kinematic Joyce, è stato anche argomento di un convegno internazionale. E Joyce aveva una forte passione per il cinema. Penso che magari non tutti lo sanno, ma Joyce ha aperto un cinema a Dublino. Ah,
questo è cinema volta, no? Fu un'avventura direi abbastanza coraggiosa, anche perché Joyce, che aveva delle intuizioni incredibili, però non aveva mai i mezzi per portarle avanti, insomma, ecco, riuscì a convincere quattro sprovveduti commercianti triestini. Beh, uno era meno sprovveduto degli altri perché aveva il cinema americano, che era un cinema che si trova dove c'è adesso la farmacia e Piazza della Borsa. Ok. Va bene. Il quale aveva anche un cinema Budapest, cioè voglio dire, quindi, vero, trovato uno del mestiere. Sì. Ma gli altri no, perché uno aveva un grande negozio di biciclette, che a quell'epoca, però, attenzione, è come avere una bella concessionaria di moto, sì, ecco, sì, bisogna capire, certo, questo, insomma, ad investire dei capitali in questa impresa, partendo da un presupposto, che non è neanche sbagliato. Lui, Joyce ha avuto, quando era qui a Trieste, come ospite le due sorelle, beh, il fratello sappiamo, Stanislao, sì, visse tutta la sua vita qua, le due sorelle, Aileen e Iva. Aileen poi si è sposato proprio Frantisek, quello di cui parlavo prima, ecco, e Iva è stata qui per un 6 o 7 mesi, poi è andata via, perché insomma non si trovava a Trieste, vabbè. In effetti cosa faceva Iva? Non faceva niente che andare al cinema. Allora, noi sappiamo che, vi parlo del 1912-13, se non ricordo esattamente, noi sappiamo che Trieste aveva 25 sale cinematografiche, che poi mi insegna Bosazzi, a quell'epoca le sale cinematografiche erano minime, con delle panche, insomma, cioè non erano le sale di oggi, ecco, però sono un notevole numero, no? Adesso si è tornati forse, se non alla scomodità delle panche, ma a quelle dimensioni, perché io ero a Ferrara tempo fa, insomma, certe sono veramente piccoline di nuovo, ma questo è un altro discorso. Vabbè, allora Eva continuava a magnificare questi cinematografi di Trieste, e lui a un certo punto gli ha detto: ma scusa un po', ma queste sale, no? Ma proiettano cose interessanti. Lei: sì, sì, è l'unica cosa interessante. Allora lui ha fatto un ragionamento, ha detto: ma Trieste c'ha 350.000 abitanti e c'ha 25 sale, diciamo, Dublino ne ha 500.000, non ce n'è manco una, siamo nel 209, e dice: beh, perché non aprire una sala cinematografica a Dublino? Allora convince questi qui, va da un suo amico commercialista, Vidakovic, che aveva lo studio in via Rossetti, Ponte Rosso praticamente, a cui dava lezioni di inglese, sì, no? E gli carpisce, ovviamente, come faceva sempre, la stesura di un contratto. Questo fa un bel contratto, e lo dico perché questo contratto ci è rimasto, scritto a macchina dell'epoca, no? Ecco, quindi è un documento che appartiene, ecco, al nostro patrimonio triestino, e costruisce questo contratto in un modo astutissimo, in modo da giustificare che quelli ci mettevano i soldi, lui ci metteva le idee, e quindi i guadagni si dividevano 50-50. Quelli hanno detto: sì, sì, vabbè, intanto non sapevano. Poi qualcuno, questo Caris, che si chiamava, questo del cinema americano, era molto entusiasta, l'idea poi di aprire un cinema in un posto con 500.000 utenze, no, dove non ce n'era. Infatti lo mandano a prendere accordi, lui va, lo pagano ovviamente, prende accordi, trova il posto, però non è mica scemo, Joyce, trova il posto, questi mandano là operatori, perché non c'era questa tradizione, operatori triestini oppure ungheresi, visto che quello aveva un cinema, sì, a Budapest, ovviamente spediscono anche il materiale di proiezione, lui fa anche una specie di programmino di film, eccetera, che poi a quell'epoca, Bosazzi me lo insegna, sì, lei, erano piccoli spezzoni di vita quotidiana, le cose, insomma, si vedeva l'animazione, insomma. Pensate sempre al famoso treno che tutti, cioè, sono che finiti, arriva o il giardiniere in affiato. Sì, insomma, bravo, esatto, cose del genere. E il cinema apre, però regge 6, 7, 8 mesi e poi non funziona. Non funziona per due ragioni. La prima, perché l'Irlanda era la patria della Chiesa cattolica più retriva, e qui dobbiamo, è storico anche, sì, questo, no? Ecco. Quindi i preti, quello che i padri pellegrini ostacolarono in America fu il teatro, lo chiamavano l'anticamera del diavolo. Tant'è vero che nella letteratura americana, se vogliamo studiare il settore teatrale, dobbiamo partire dalla seconda metà dell'Ottocento. Prima non c'è niente. Non c'è niente. Non è possibile. Allora, quindi non si va in quel luogo di perdizione, naturalmente, primo. Secondo,
i film che avevano proiettati erano sempre gli stessi, cioè la gente un po' si c'era un errore insomma nell'ingranaggio. Fallimento totale, e qui viene il bello, qui viene il bello, fallimento totale, questi ci rimettono anche l'anima, no? Passano sei mesi e Joyce fa mandare da un amico avvocato, ovviamente qui dava lezioni per cui gli ha capito anche la cosa, una richiesta di essere pagato lo stesso. Benissimo. Perché non è sbagliata l'idea, no? Lui l'idea ce l'aveva messa. E quindi se poi non aveva funzionato nel contratto non c'era scritto che non doveva essere. Naturalmente fu mandato a quel paese, insomma. Allora siamo purtroppo in potremmo andare avanti a parlare, ma difatti casomai torniamo tra un po', ci rivediamo, anche perché devo chiederle del Nobel a Bob Dylan. Bene. Allora grazie al professor Crivelli per essere stato qui. Ricordatevi domani, se siete in zona via della Pescheria, via Diaz, attorno alle 11, fermatevi un pochettino perché c'è questo... Sì, racconterò questa storia che ho già raccontato qua. Insomma, comunque, vedrà perché vale la pena. Grazie ancora per essere stato con noi. Pubblicità. Allora, seconda parte di Trieste in diretta, come annunciato siamo in compagnia di Don Alessandro Amodeo, direttore della Caritas del Friuli Venezia Giulia, della Caritas diocesana di Trieste, chiedo scusa, ti davo delle responsabilità ancora maggiori. Grazie per... di quelle che già hai. E con Don Alessandro parliamo della raccolta alimentare che è in programma esattamente quando? Sabato prossimo e domenica prossima, il prossimo weekend. Al sabato presso i supermercati della nostra città, alla domenica presso le parrocchie. Quindi chiariamo anche le date proprio perché quando certamente, allora mi prendi sul calendario, quindi avevo cercato di dribblare proprio perché... il 29 sabato 29, quindi, e domenica domani. 30 dopodomani siamo esattamente a ridosso, ecco, certo. Perché difatti io già pensavo che fosse il prossimo no. Questo 29 e 30 di ottobre. Come si svolge la raccolta, Don Alessandro? La raccolta alimentare, dunque, intanto che cos'è e a che serve? La raccolta alimentare è una raccolta di prodotti alimentari non deperibili e di prodotti per l'igiene, per il bagno, anche per la casa, certamente, che viene svolta in 26 supermercati cittadini di tutte le catene e di tutte le firme, le marche. A che serve? Serve a rifornire quello che è l'emporio della solidarietà. Quello di via Rossetti, quello di via, insomma, in realtà, per via i più vecchi come noi, la chiesa dei frati di via Rossetti. Per i più giovani, i frati non ci sono più, la chiesa è diocesana, la chiesa è la parrocchia della Beata Vergine delle Grazie, ospita all'interno di quello che era il suo vecchio cinema. Ospita la struttura dell'Emporio della Solidarietà. Quella via Chiadino, no? Quella di via di Chiadino, davanti a Villa Engelmann. Ok. Orari di apertura dei supermercati? Dunque, gli orari di apertura dei supermercati, come funziona? Alla porta del supermercato c'è una presenza di volontari riconoscibili da una casacca rossa con scritto Emporio della Solidarietà Raccolta Alimentare con il logo della Caritas. Questi volontari offrono ad ogni persona un volantino ed un sacchetto della spesa vuoto, chiedendo la carità di riempirlo o perlomeno di mettere qualche genere alimentare, farina, pasta, zucchero, scatolame, salse, quelli di cui conserve, dicevamo prima, insomma. Esattamente, da consegnare nuovamente al volontario all'uscita del supermercato. E successivamente noi con i nostri mezzi, con i nostri servizi passiamo attraverso i supermercati a raccogliere un po' tutto quello che ci viene donato e appunto lo immagazziniamo per quest'opera segno, come si dice, un'opera segno della Caritas, che è un'opera che diciamo serve a sostenere le famiglie residenti a Trieste in temporanea difficoltà. Quindi è bene anche, a dire il vero, sottolineare un punto. L'emporio, questa raccolta alimentare, non va diciamo a rifornire la cosiddetta borsa della spesa che viene consegnata, ma va a rifornire il magazzino dell'emporio e successivamente viene distribuita a coloro che sono ammessi all'accesso dell'emporio della solidarietà.
Gli accessi sono regolati da alcune norme soprattutto prima di parlare di accessi dovremmo parlare di invii, da chi sono inviati gli utenti all'emporio. Sono inviati dalle parrocchie, dalle UOT, unità operative territoriali, quindi dell'azienda sanitaria, sono inviati dagli assistenti sociali del Comune di Trieste, sono inviati dal centro di ascolto della Caritas che è sito in via Cavana 15. Okay. Le persone vengono inviate lì con una scheda dopo averle ascoltate, dopo aver capito i loro bisogni, dopo aver cercato un percorso per sostenerle. Viene fatta una tessera con un punteggio, una tessera che può avere al massimo 80 punti e vengono, diciamo, consentite due spese al mese. Ok. Due spese, mi permetto di dire, anche grosse, come si dice nel nostro dialetto, no? La spesa grossa, quella che ti vede con un carrello un po' più capiente. Sì. E naturalmente ci sono dei prodotti che non possono essere raccolti con la raccolta alimentare, ma che Caritas Trieste ha deciso di provvedere a proprie spese al fine che ci siano. Mi riferisco ai freschi, cioè le verdure, certo, sì, cioè la frutta, e alla carne. Quello come fate? Acquistiamo presso il mercato, acquistiamo dai nostri grossisti, e la carne la acquistiamo da chi ci rifornisce la carne anche per la mensa. Per la mensa, per altro. Ho capito. E devo dire comunque che ci sono anche delle donazioni, per cui ecco, ci sono anche donazioni di freschi, anche persone che ci donano la verdura, ma non è pensabile farlo nel momento della raccolta, perché appunto viene privilegiato, diciamo, quello che è il magazzino. Certo. Durante l'anno però, onestamente, devo dire che ci sono tante persone che ci aiutano, che ci portano qualche cassetta, la borsa della spesa, ci portano così qualche chilo di carne confezionata, cose che dopo noi assolutamente redistribuiamo, ma in tempi molto più veloci a motivo della conservazione. Ribadiamo una cosa, la raccolta alimentare di dopodomani e di domenica non si chiedono soldi? No, ecco, assolutamente. Anzi, hai fatto veramente bene a toccare questo tasto, perché ahimè ci sono... ho capito. Voglio arrivare a dire che è bene che si sappia che chi si rivolge alla Caritas per questa iniziativa, la Caritas non chiede assolutamente denaro, ma chiede concretamente una spesa. Un pacco di pasta, di zucchero per noi è già un buon segnale. Ma avete anche voi, adesso vi risulta che ci siano anche gente che si spaccia per Caritas, per fortuna non mi risulta ancora. Il che non vuol dire che non ci siano, Trieste non è New York, nel senso che è piccolina, succede qualcosa e lo si viene a sapere. Devo essere sincero che abbiamo avuto il caso di qualche raccolta firme dove veniva presentata fra i partner di questa raccolta anche la Caritas, cosa che non era vero. Non saprei neanche dire perché cosa la raccolta firme, però ecco, io sono da 3 anni in Caritas. Sarà successa una o due volte, però per dire ci è successo anche questo, lo diciamo, ecco. Ho capito. Però veramente la cosa si è rimasta in una bolla di sapone, ecco, per fortuna. Grazie. Laddove invece noi ne abbiamo parlato spesso dell'emporio della solidarietà, no? Che cosa racconta l'emporio della solidarietà della città o di quella parte nascosta magari è brutto, insomma, comunque sì, certo. Di quella parte... Guarda, una bellissima domanda, grazie, perché apre un'umanità, apre una finestra su un'umanità molto silenziosa, però molto presente nella nostra città, a tutti i livelli. Mi spiego, livelli intendo principalmente le fasce d'età. Ci sono forse dei miti che vedono, non so, la persona anziana più bisognosa. Invece non è vero. C'è una ricerca che è uscita la settimana scorsa che ci dice che le fasce giovani sono più bisognose e hanno più difficoltà anche per dire con il fare la spesa.
ci apre un osservatorio, l'Emporio della Solidarietà, che ci dice che una famiglia con un stipendio solo non ce la fa. Non ce la fa. Semplicemente volevo usare un eufemismo, ma non ce la fa, hai detto bene. E quindi c'è tanta... Indipendentemente dal fatto che ci siano meno figli? Ma questo dipende molto, certamente a me dispiace dire questo, ma la realtà è una e va detta per quella che è. Avere dei figli è un costo importante, non direi in quanto il bambino come essere umano, ma tutto quello che lo circonda. Faccio un esempio banalissimo, il mese di settembre è un mese pesante diabolico per una famiglia. O chiedo scusa del ma fai bene, lo puoi dire. È tremendo sì. Perché ritorno oltre alle bollette, oltre alle varie scadenze, il ritorno a scuola è un mese estremamente pesante. Mi chiedo poi cosa succeda se quella famiglia ha bisogno di un dentista, ha bisogno di una cura specifica, di una medicina non in fascia A, quindi ormai tutte praticamente. Certo. Quindi dove c'è bisogno di pagare dei ticket importanti. La realtà certamente è che avere bambini è anche naturalmente un impegno economico, questo è innegabile. Volevo però anche chiederti, l'Emporio che cosa ci racconta di chi dona, non soltanto di chi ha bisogno, ma anche a parte che poi chi dona nella maggior parte dei casi dopo rimane anonimo, magari non si sa, eccetera, questo è un discorso. Però immagino che poi si possa fare un discorso anche in questo senso. L'Emporio ci racconta, credo, una delle cose più importanti in assoluto nel fare il bene, e cioè che lo si fa in silenzio, lo si fa senza reclam, seguendo per certi versi il principio evangelico del non sappia la tua destra quello che fa la tua sinistra. E perché dico questo? Perché c'è tanta carità verso l'Emporio. Ci sono persone che nel silenzio portano una spesa ogni settimana, portano, non so, fanno una donazione di un esubero di merce che hanno, ci contattano perché qualcuno, ahimè, chiude l'attività e i resi li dona a noi. Lo fanno in silenzio, non finiscono sul giornale, non c'è nessuna reclam, eppure lo fanno, e lo fanno in modo, questa carità è nel tempo, è continuata, e questa è la cosa più importante, no? La carità fatta con discrezione, come discrete sono le persone che hanno bisogno. Laddove, quanto secondo te può essere importante per questo, adesso è persino sconveniente utilizzare determinati termini, però insomma anche là questi sono, a determinare il successo. Io immagino che non si vorrebbe che un'iniziativa del genere manco esistesse, perché significherebbe che non c'è bisogno. Ma insomma, facciamo la tara a questo tipo di cose, perché se no non ne usciamo. Ma il fatto che sia un aiuto, come posso dire, che venga richiesto, mettiamola così, un aiuto molto concreto, no? Cioè non do denari perché poi porto la cosa il che bene, voglio, il bene, eccetera. Questo che è un modo, diciamo così, non nuovo, ma per certi aspetti rivoluzionario rispetto a determinate abitudini. Quanto può influire anche questo tipo di atteggiamento che si ha nei confronti del... Dunque, questo atteggiamento è molto influente, perché innanzitutto la gente che dona con il cuore. E molte donazioni vengono fatte, non so, in memoria di qualche persona. È un modo per riunire i condomini a fare qualcosa, i colleghi di lavoro a fare qualcosa. Certamente ti rispondo in un modo sulla frase con la quale hai aperto questa domanda, e cioè non si vorrebbe neppure parlare, no? E una volta, per cercare di fare colpo ad una conferenza, la domanda era: qual è l'obiettivo della Caritas? Io, per cercare così di essere sfavillante, non esserci più, ho risposto che il nostro obiettivo è chiudere. Sì. Perché se noi chiudiamo vuol dire che a Trieste che o nel mondo non c'è più neanche un povero.
non c'è più un bisognoso, non c'è più nessuna categoria di quelle che noi trattiamo. Naturalmente è un'utopia per certi versi, perché perfino Gesù nel Vangelo ci dice che i poveri li avrete sempre con voi, non sempre avrete me. Quindi Gesù stesso ci ricorda che ci sono delle fasce deboli con le quali avremo sempre a che fare. E ci dice che lui è presente nei poveri, e noi nei poveri e negli sofferenti vediamo la sua immagine, come egli ci ha insegnato. Però, nello stesso tempo, questo è un monito per vivere in un certo modo e soprattutto per fare della carità non un fine, ma uno strumento. Sì. Uno strumento per poter veramente portare gli altri verso Dio, naturalmente, no? Non dobbiamo dimenticarci che quando parliamo della Caritas parliamo della Chiesa di Trieste, certo. Perché la Caritas non è un'azienda a sé stante, ma è l'espressione della Chiesa di Trieste nella forma della carità. Volevo farti una domanda, poi dopo torniamo su un'altra cosa dell'Emporio che ti chiedo sempre, ma stavolta faccio un'altra cosa. Una digressione. Io non tocco determinati argomenti, però mi incuriosisce un pochettino analizzare, se credi, un atteggiamento che potrebbe sembrare tipico della città, no? Cioè, Trieste appare come una città, sotto certi aspetti, chiusa, sotto certi aspetti anche stizzosa, verrebbe da dire una città anche impaurita sotto altri aspetti, laddove poi in fin dei conti questi atteggiamenti, queste impuntature non corrispondono alla maggioranza della città, no? Almeno non mi pare, perché poi vieni a sapere di determinate cose, magari non usciamo un po' da questo, vieni a sapere di qualche cosa che rimani anche, io faccio un esempio, mi secca rifarmi ad una cosa nostra, ma l'altro anno, quando quasi per scherzo, in virtù di una necessità di un reparto ospedaliero che aveva bisogno di tè, perché con dei tagli non gli passavano il tè per le persone che si sottoponevano a delle sedute particolarmente pesanti di chemioterapia, questi non avevano più il tè. E noi abbiamo detto, ma mi era venuto in mente così, per beh, se qualcuno ha voglia di portare delle bustine di tè, noi poi ve le consegniamo. E noi tempo una settimana avevamo un ufficio pieno di bustine da tè. Questo è uno, ma ci sono anche tanti altri esempi di questa cosa qua. Quindi la città è meno, non so usare un termine, è meno brontolona, è meno, o quantomeno rimane una città brontolona, perché, ma rimane una città brontolona, adesso voglio uscire da quel tipo Walter Matthau, cioè burbero dal cuore d'oro, nel senso che poi tu ti giri da un'altra parte e questo. Allora, quello che dici apre a una riflessione più ampia, ma ritengo veramente interessante. Io sono fermamente convinto che Trieste continui ad essere la città dell'accoglienza, la città del confronto fra etnie, fra religioni, la città di una certa laicità tollerante, ma non vista in modo negativo, ma vista in modo positivo, con tutti i suoi limiti, per l'amor del cielo. Però in fondo facciamo un ragionamento più immediato: ma chi nel proprio condominio non ha uno straniero? E ormai, ma intendo un greco, intendo un ungherese, un cognome serbo, un cognome croato. Per cui questa città è stata abituata, vissuta, costruita, edificata su queste differenze e sull'incontro tra queste differenze. Penso al rapporto tra le religioni. Quanto abbiamo lavorato, quanto si lavora, quanto c'è in tutto questo. Per cui nel momento in cui si vuole presentare una città paurosa, intollerante e diciamo diffidente, come dici tu, io mi associo al tuo pensiero, non si presenta la cittadinanza di Trieste. E non si sta presentando la città. Certamente, purtroppo, c'è un proverbio lombardo che un mio superiore, che chissà, forse ci sta guardando, recentemente mi ha detto,
Ed è un proverbio molto centrato, io lo dico in italiano perché non conosco il lombardo. Chi grida più forte, la vacca se sua. Okay. Sta succedendo questo qui. Sì, sì. Non prendiamo paura da chi grida più forte, perché non esprime il sentimento della città, che è ben diverso. Certamente esprime il sentimento, attenzione, sì, voglio sì, anche no, dire è una cosa, un altro discorso. Sì, esprime sì, il sentimento di una parte delle persone, certamente, esprime delle preoccupazioni che sono giuste, perché sarebbe da insensati non preoccuparsi. Certo. E sarebbe da, non so, da imprudenti non pensare a certe cose, ma non sta tutto lì. Certo. Torniamo un attimo. In tutti gli ambiti, perché. Sì, 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 no. Lei, da bravo giornalista, so bene dove va a parare. No, vabbè, però, ci diamo del tu. Però è il mio amico carissimo Umberto. Però voglio essere chiaro che proprio, diciamo le cose come stanno, questo discorso va in tutti. Non va soltanto nell'immigrazione, non va soltanto nell'accoglienza, va in tutti i settori assolutamente. Penso che Trieste abbia ancora tante carte da giocare in questo senso. Laddove volevo tornare un po' alla una cosa che io sottolineo ogni tanto, quando parliamo dell'emporio della solidarietà, mi pare che tu, non so se l'hai detto a me o l'hai detto a qualche mio collega, ma insomma è una questione che giova ripetere, nell'emporio non c'è solo le cose più necessarie, tipo appunto cosa da mangiare, anche per pulire la casa, perché insomma francamente è giusto che ci sia anche ciò che aiuta una famiglia a vivere meglio, quindi a vivere nella... Ma mi pare di capire che c'era quella cosa che io, a cui io tengo particolarmente, cioè anche giocattoli per i bambini, come no, eccetera. Abbiamo questo, possiamo avere anche del vestiario, abbiamo scarpe. Scarpe da uomo, scarpe da donna, abbiamo vestiario invernale estivo, intendo vestiario nuovo perché devo dire la verità e ringrazio naturalmente sia la Guardia di Finanza che i Carabinieri, la Polizia di Stato, che quando ci sono dei sequestri, sì, è vero, anche se la legge impone certi tempi molto lunghi e ci impone ad esempio sui capi firmati falsi, sì, ci impone un lavoro su questi capi, che è quello di smacchiare o addirittura staccare le etichette, quindi c'è un bel lavoro di volontari in questo, però da questo lavoro viene fuori la possibilità per tante persone di avere ad esempio camicie, scarpe da ginnastica, magliette, vestiti. Quaderni perché è quello che dice. Sì, certamente, infatti nel tempo di settembre, così anche estivo, abbiamo tirato su una colletta di quaderni, materiale scolastico in genere, penne, pennarelli, pennaioli, tutto quello che può servire a scuola. Ed è, da un lato, guarda, ti dico la verità, da un lato è incredibile che serva un quaderno, no? Cioè serve un quaderno, beh, lo diamo noi, non c'è un problema, però voglio dire, ma come un quaderno, una cosa fondamentale, basilare? Bene, io so che i nostri ascoltatori ci credono e serve anche questo. Sì, 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 sì. Serve anche questo. Perdonami se lo chiedo, ma questa è anche una cosa. Mettete a disposizione, tipo, non so, anche libri, cose di questo genere, non avete ancora pensato? Non perché potrebbe essere un passo... Non ci abbiamo ancora pensato e c'è un perché. Perché non abbiamo lo spazio. Ah, ho capito. Una biblioteca... o anche un dare avere di libri, una biblioteca circolante, esattamente, sì. Richiede uno spazio significativo per essere fatta, certo, ad un certo livello, anche penso al discorso dei libri scolastici, anche se oggi mi sembra che le scuole con il comodato d'uso gratuito, sì, è un problema, dei libri scolastici abbiano molto risolto questo problema, perché infatti vedo tantissime persone che si avvalgono di questa possibilità, per capirci. Ho capito, quindi c'è, vedete che, voglio dire, quando si parla di determinati argomenti in realtà si incrocia, come dire, si incrociano più realtà, no? Perché, certo, immagino che voi sarete partiti con l'idea dei, come si dice, dei prodotti, e poi dopo la cosa purtroppo per certi versi si è ingigantita. Esatto, questo è un altro punto, infatti bisogna essere anche
uso una parola molto brutta, bisogna essere capaci di gestire. Certo. L'offerta e la richiesta non è gestibile per certi versi, perché la richiesta c'è, è presente. Cioè, sì, quella è frutto anche però, di... Sì. Esatto, però gestire l'offerta vuol dire anche avere spazi, magazzini, possibilità, persone che si impegnano alla gestione di questo. Io approfitto per ringraziare tutti quelli che sono i volontari della Caritas, che ci danno una mano ogni giorno, che si occupano di tanti settori, del vestiario, si occupano dell'emporio della solidarietà, si occupano dei magazzini. Sono persone che dedicano il loro tempo, fra parentesi, con dei lavori faticosi, impolverati. Beh, sì. Cioè non sono lavori di ufficio, da scrivania o da computer e telefono, ma sono lavori nei quali veramente ci si sporcano le mani. Ricordiamo anche che, adesso non vorrei, ma penso di sì, la Fondazione CR Trieste è vicina. Infatti, assolutamente, l'Emporio della Solidarietà è una iniziativa che è nata ed è tuttora presente, vivente, con il contributo della Fondazione CR Trieste e del Comune di Trieste, che sono due enti che partecipano a questa realtà in modo significativo, molto significativo. Ultima domanda, don Alessandro, tenendo conto appunto di tutto quello che ci siamo detti, tenendo conto anche, devo utilizzare questa allocuzione giornalistica che è orribile, dal vostro punto di osservazione privilegiato, mai come in questo caso, virgolette, l'evoluzione dell'Emporio dove potrebbe portare? L'evoluzione dell'Emporio, a me, con dispiacere, vorrei allargarlo. Ti ho capito, sì, perché dico sì, con dispiacere, sì, per lo stesso motivo di prima. E vorrei avere la possibilità di dare più carne, più prodotti freschi e freschissimi, cioè formaggi e latticini, ma la carne è fondamentale. E noi non abbiamo paura di spendere, e lo facciamo, e spendiamo acquistando noi perché vediamo la necessità. Però ecco, l'evoluzione dell'Emporio è in un ambiente più grande. E a me piacerebbe, ma non, chi mi ascolta non si preoccupi, perché è quasi irrealizzabile, portare l'Emporio più in centro città. Ho capito. Perché Trieste, è come tu hai detto giustamente prima, corre un po' un rischio a volte di non vedere più certe cose. E invece c'è bisogno di vederle. Grazie a don Alessandro Modeo, che è il direttore della Caritas diocesana di Trieste, per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie a tutti, vi aspettiamo sabato 29, domenica 30 per la raccolta alimentare. Dopo la pubblicità, l'appuntamento della settimana con la penultima puntata di Tisane, unguenti e cachet.